Anche il terzo giorno del Grand Slam di Baku ha regalato un'entusiasmante giornata di judo nella capitale azera. E ancora una volta sono numerosissimi i bambini accorsi per riempire la National Gymnastic Arena per ammirare i loro eroi sportivi sulla Via della Gloria in uno degli eventi principali del World Tour dell'IJF. La finale dei meno 90 kg ha visto Murad Fatiev affrontare il campione ungherese Christian Toth. A quasi 4 minuti dal golden score, Fatiev ha colto una ghiotta occasione e ha superato il suo avversario per la gioia del pubblico. Gli spettatori ci hanno sostenuti davvero molto ed è probabilmente grazie a loro se ho ottenuto questo grande risultato. Abbiamo già vinto 3 medaglie d'oro e crediamo che nella prossima finale ne potremo ottenere ancora un'altra. Farid Gaibov, ministro della gioventù e dello sport dell'Azerbaigian, ha consegnato le medaglie. Gusi Stenuis e Yulia Kurchenko hanno concluso la sfida al golden score dopo una dura battaglia nei meno 78 kg. La judoka olandese non ha però perso tempo e con un Ko Uchigari nel primo scambio ha avuto ragione della sua avversaria e ha conquistato il titolo. La medaglia le è stata consegnata da Vladimir Barta, direttore sportivo dell'IJF. Era un po' che non vincevo una medaglia d'oro e per questo è davvero importante per la mia fiducia riuscire a dimostrare a tutti che posso portare a casa un titolo. Alla gente piacciono molto le tecniche di lancio e le vittorie. È davvero bello. Nei meno 100 kg il numero uno del mondo, Ilia Sulamanidze, si è assicurato il primo posto sul podio grazie ad una tecnica di sacrificio che ha portato Piotr Kuzera a perdere per Ippon. La medaglia gli è stata consegnata dall'amministratore delegato di Arves Group, Almaz Alsenov. Nei più 78 kg, Roman Dico ha conquistato il titolo con una vittoria in finale contro l'italiana Asia Tavano. Le medaglie sono state consegnate da Mohamed Merija, direttore didattico e tecnico dell'IJF. Nei più 100 kg, Valeria Endovitsky ha concluso l'evento in grande stile contro Zamal Gamzatkanov con un grandioso ippon. Le medaglie sono state consegnate da Mohamed Merija, direttore didattico e tecnico dell'IJF. Ancora una volta i judoka azeri hanno dato spettacolo per il nutrito pubblico di casa, mostrando la loro passione e il loro impegno per il judo. Con la conclusione del Grand Slam di quest'anno, il World Tour si congeda. Prossimo appuntamento previsto per il 1° marzo a Tashkent, in Uzbekistan.